Sono di nuovo sotto. Ecco Poldo! No, raga! Sono io? Raga, serve la pala! Ciurma, benvenuti in questo nuovissimo episodio della nostra avventura su Rafty insieme a questi tre scalmanati. Vi ricordo subito che questa sera ci sarà il continuo sul sito Viola alle 20:30, quindi non mancate, link in descrizione. E in più trovate qui in alto a destra, ovvero sul canale Emerald Live, tutta la versione uncut di questo episodio. Quindi mi raccomando, seguite anche questo canale. Detto ciò ragazzi, divertitemi. Allora, dove eravamo rimasti? Riassuntone, siamo arrivati davanti allo yacht gigante. Sì, Costa Concordia, no, siamo all'isola del Giglio. Sì. Sì. Ma non è affondata, è la febbre. Oh, non rompere le cose. No, Rage, ma non puoi avere già di nuovo fame. Ho fame. No, raga, no, per favore. Perché ha sempre fame sto Cristiano? Ragazzi, io non sto bene, mi portate da mangiare, ho fame. E c'è la cassa piena. Ma ecco, vuoi mettere alzarsi dal letto con 39? Dai, vieni Discount qui. Potrei aver fatto questo binocolo con due bottiglie totalmente inutile. Sì, ma infatti, ma che serve? Ti vedo. Mi vedi? Aspetta un attimo, Poldo. Scusami, puoi venire qua un secondo? Sì, funziona molto bene, devo dire. Mi stai guardando i peli delle gambe. Sto proprio il tuo alluce. No, ma puoi zoomare un botto comunque, eh? Guarda, ma che piedo. Seguiamo Poldo, vediamo dove ci porta lui. Scendete, venite nel retro della nave. Venite nel retro. Venite. Io sono autorizzato. Io sono autorizzato. E autorizzo anche voi. Tu Rage, non lo so. Scusa, Rage, hai fatto il corso? Sì. Allora puoi passare. Poldo sta andando. Ma è Poldo? E che scemo, attento che c'è un mostro. Ma qui quando c'è il jumpscare? Il melone e non ho paura di usarlo. Andiamo Poldo. Che paura. Cosa Poldo, cosa c'è? Un gatto. È un ratto. Aia. Povero Chicco. Oh, c'è la plastica. Raccogliete tutta la plastica. Vai. Madonna, siamo quelli della spazzatura. C'è qualcuno qui? No, Poldo, è chi c'è, chi dentro chi? Scusami. Tu. Facciamo boxing. Io non vedo una sega. La plastica. Se soltanto veste anche voi la torcia. Allora, io ti do questo e tu mi dai la luce. Che ne pensi? Ricordati chi ti ha dato la luce, allora. Ricordo chi mi conduce con la sua luce. Richiedo un codice a 4 cifre, ragazzi. 4316. Purtroppo non me lo fa ammettere. Avrei provato, ma non me lo fa ammettere. Ho trovato un crick. Crick. Così quando buchiamo le gomme della zattera possiamo aggiustarlo. Esatto. Giusto. Nota, accendino. E grande cassa. Oddio. Raga, ma ha bevuto una cosa e mi ha dato tipo una barretta extra. Sì, la pigna colada me l'ha data. Sì. Oddio, i power up, raga. C'ho gli scildini. Domanda, ma dormiamo e esploriamo un attimo il contorno del l'isola? Possiamo farlo, sotto c'è roba da prendere. No, raga, ho trovato un sacco di roba. Il problema è che sto per morire soffocato. Ma dove? Serviva la bombola, mi sa, sono troppo in profondità. Bro, chill. Io, fratello, devi essere chill. Sollevate l'ancora. Ho levato l'ancora. Bravo. Signori, ho il motore. È boia grande questo, però, Bisogna metterlo da qualche parte. 8, 5, ci siamo scagliati. Ah! Ho svoltato. Pollo non morire. Ho bevuto la salsa di soia dal bicchiere. Ma che problemi hai, scusami? Che sei un idiota, Madonna, ma è la tipica challenge del web. Io sono un content creator. Basta lanciarmi le pietre, Gesù mandarino. Avviato un motore, capo. Avvia l'altro. Ok. Olè. Stiamo andando, Poldo. Sei emozionato? Ho visto. Però io sono sul motore, è un problema. No. Tu respira tutto. Raga, sono caduto in acqua, vi prego, aspettate. Fate finta di niente, ragazzi. Fate finta di niente. Ecco, pure il sasso. No, raga, si è spento il motore, raga, sono finito di assi di legno. Qua c'ho l'albero. Cioppa. Dormiamo. Corri! Aspetta, ma chi è che si sta scorrando addosso? Poldo. Tra l'altro io ed Emerald non ci siamo mai incontrati ad una Games Week. Ma che cosa stai dicendo, Poldo? Poldo, scusi, ma quando hai portato la fan nel bagno ti ho visto. Oh, che cacchio dici? Amico, calmati, no. Guardate l'isoletta davanti. Oh mio Dio. Poldo, è grossissima. Oddio. Poldo, sei pronto alla sega di Bruno? Che cos'è la sega di Bruno?
Cioè, c'è un tipo che si chiama Bruno, che devi per forza fare una sega praticamente, se no non si va avanti. Esattamente così, non potevo spiegarlo meglio. Ok, sono io che sto carriando tutto con la mia pagaia. Era Poldo con la pagaia! Vai Poldo, pagaia! Vai Poldo, vai! Sto carriando tutto! Vai Poldo! Passiamo in mezzo! Sei sicuro? Minchia, se ci blocchiamo è finita. No, ragazzi, ci blocchiamo là in mezzo. No, sei no. Strettissimo. Ma come potevi pensare che potessimo passare in mezzo? Come no? Raga, cioè, con un po' di pazienza. Un po' di sputo, entriamo. Siamo arrivati. Scendere, ragazzi. Siete pronti? Mi sono fatto la lampada da testa. Bravo. Bravo, Poldo. Andiamo. Devo giocare alla lotteria. Andiamo, scritto ragazzi. Qua sul cartello. Vedi, andiamo cartello. Ragazzi. Non si gioca alla lotteria. Seguitemi. Sì. Poldo, seguiamo te, presto. L'orso è immortale, se non ricordo male. No, lo puoi killare. E che respawna. Tant'è che c'è anche il trofeo, mi ricordo, c'avevamo anche il trofeo dell'orzo. Vogliamo killarlo, siete sicuri? No. Dobbiamo mettergli le trappole, servono le bacche selvati. Orso. C'è l'orzo, è uno di quelli normali. Oh no! Questo. Meniamolo. Ah! Pungetelo! Madonna, ah, ragazzi. Morto! Easy. Oddio, ma il ragdoll proprio. C'ho la testa di orzo! Vai, Poldo, prima te, facci strada. Vai, Poldo, tu che sei esperto. Devo fare parkour? Sì. E mo dobbiamo aspettare. Later. Poldo, più alto, capo? Magari sulla leva? Vai, ci ho pensato io. Ecco! Oddio! Dio, ca... Saliamo. No, raga, mi sono bloccato. No, raga, è finita. Senza simpatico no, a tirare. No, non puoi più uscire di qua. Ok. Messo le bacche, guarda. Eccolo. È tranquillo, vedi, c'ha le bacche lui. E adesso lo si può mangiare, no? Adesso dobbiamo andare qua dietro. No, ti dovevi ficcare le mani in culo. Ma perché l'hai fatto? Me lo spieghi? Ho trovato il macete, ragazzi. Easy. Anzi, il progetto per il macete. Dobbiamo tornare alla zatter. Adesso dobbiamo tornarci davvero alla zatter. Stupido. E fare il macete, stupido, fidatevi di me. Stupido. Raga, mi sa che è morto. Io sento i versi comunque dalla zatter. No, mi ha ucciso, ragazzi. Ah, ce l'ho con me! Ciao, Poldo. Ciao, bello, grazie. Ecco a lei. Sì, ah, no, raga, l'ho trollata per trollare Poldo, Ecco. Siamo incapacitati, raga. Però se l'hai arrabbiato... Si è arrabbiato di più l'orso con me. Mi sa che forse è vegano, ecco perché. C'è un problema. Poldo è dentro la chest dell'orso. Può essere trasportato in una zona sicura. Mi ha portato da qualche parte. Ci dove, per favore? Sono sott'acqua. Come sei sott'acqua, Poldo? Sono in una spiaggia con un sasso, due sassi. No, ma perché l'hai fatto? Ma perché, Poldo? Much later. C'è un cancello di ferro, quindi... Vedo un cancelletto, io, raga, qua. Pietro. E vedo dei sassi. Dov'è, raga, Poldo? Vado al volo. Ecco, Poldo! No, raga! Poldo! Raga, serve la pala! Ce l'ho! Dove sono? Fammi vedere. Ok, motori spenti. Ragazzi, no. Poldo non ha pagato il pizzo. Ma non prenderai mai la. Dov'è? Poldo, dov'è? No! Non mi prenderà mai! Oh, l'hai preso! No, Poldo! Non ti abbiamo preso, Poldo! Sì. Bravi, ragazzi, bravissimi. Aspetta, usa il retino. Pia le api! Prese! No, non ha funzionato. Ottimo, si passa. Anche qui, zacche. Attenzione. Vai di pala. Permesso. Ok. Passo. Questo qui è proprio un unboxing del 1800. Eccoci. Il foglio. Nota. Papà. Ha detto papà. Ah, ma è Bruno. È Bruno. Immagina se adesso Bruno era in realtà un ragazzino e abbiamo sempre detto di fargli una sega. Vedo quale sarà il problema. Scusate, ragazzi. Dove sei? Scusate. Metti codice, capo. L'hai messo? Mettilo tu che io devo guidare un attimo. 2393. Okay. 2393. 1800 metri, capo. Ok. Vai, spegni pure. Ho già visto dove dobbiamo andare. No, eccoci. Eccolo. Oddio, sta arrivando, ragazzi. Oh, sì. Sta arrivando Napoli, ragazzi. Raga, no. Questa qui mi sa che è Napoli. Ho visto grande Frizz supremo. Sì, ma cos'è Napoli? Definite, cioè. Poldo, mi ti immagini Napoli nel futuro, in mezzo all'oceano? Me la immagino tipo o su tralicci di ferro, come se fosse una piattaforma petrolifera, però tipo a mo' di discarica, o tipo Atlantide con la cupola di vetro. Ok, ci è andato vicino. È più la prima versione.
Ciurma, ciurma, sono qui per ricordarvi che questa sera alle 20:30 c'è il continuo di questa bellissima avventura, quindi non mancate. Sempre sul sito Viola, link in descrizione. Ciao. Day 2. Siamo arrivati a Napoli. Siamo arrivati. Ma oh, yes. Controllate le ceste, ragazzi, controlliamo. A posto, c'è tutto. Ah, mi piace questo tuo umorismo, Paul. Mamma mia, Paul, veramente. Senti che autotune, sì, cazzo, sembra Sanremo. Ah, buongiorno, con le pietre, dov'è Rage? Dove cazzo Rage? È stato Rage, no. Rage dov'è? È morto ufficialmente, sperando di no. Rage, niente, ragazzi, è morto ufficialmente. Sono morto. Oh, è vivo! Oh, che è successo, Rage? Praticamente sono morto. Ah. E poi sono stavi aspettando rivissuto. Di respawnare. È resuscitato, sì. C'avevi il come Gesù. No, sono più forte di Gesù. Ho messo meno. È vero. Rage è vivo, ragazzi. Questa è una buona notizia. E Rage, sei pronto ad esplorare Napoli? Siete pronti? Vai, via, Rage. Ci sono. C'è del riso qua. Oh, perché non cipolla. Riso, onions. Onions. Sei tu il pazzo, Emerald. Io pazzo? Sì, è fuori di testa. Come ti permetti? Sei pazzo per Gesù, volevo dire. Scusa. Oddio, ragazzi, ma c'è Carlo il Carpentiere. Carlo il Carpentiere. È casa di Carlo il Carpentiere. Era casa di Carlo. Ecco, ma che fine hanno fatto tutti questi? I napoletani sono andati al nord. No. E questo è un futuro distopico, questo qua, in cui... Ma poi non era non Nuova è Napoli, questo. C'è Nuova Napoli già abbandonata. Andiamo a dormire, dai. Later. E poi ti chiamerò Stefan Rage, perché il tuo nome non mi piace. Nine Stefan! Come l'hai tirato fuori questa cosa? È tipo un trend di TikTok di 2 anni fa. Io qualsiasi pensavo cosa, stessi imitando qualcun altro, infatti mi sono girato e sono scappato. Se vi interessa, io sono al porto di Napoli. Hai finito il gioco tu? Hai finito il gioco? Sì, sì, ho finito il gioco, sono al porto di Napoli. Ci stanno qua le persone che vendono pure il pesce. Deve essere molto fresco. Guarda qua quante belle angure. Cazzata. Che meraviglia questa. Cazzata. L'arco, no, ragazzi, non c'ho la legna per farlo. La legna, questo la casino. Legna. Ma che cosa state facendo? Ma raga, ma che problema avete oggi? C'è un maialone, ti prego. Pia il maiale, Sì, sono... Ah! Ci sono i maiali. Quelli che fanno... No. Okay. Oddio, cattura il maiale, catturalo. Oh, occhio che carica. Sono leggermente aggressivi. Ah sì. Ah! Qualcuno salvi il maresciallo. Mi ha colpito. Ma prendiamo le pork chomp. Ah! Minchia, regà. Sto altrimenti per morire. Stasera niente carbonara. Guarda, è un porco spino. Ah no, è un maiale. Poldo, tu che sei multietnico, ma... Che vuol dire? Ma non puoi iniziare una frase così, ma multietnico, che vuol dire? Sei multietnico. Vabbè, sei multietnico. Ecco, perché si dice cocktail? Scusami, perché? Che c'entra la cosa di un... Beh, però effettivamente lo bevi. Quindi Rage, senso. Sì. Rage, guarda. Okay. Ecco. Okay. Incredibile, oh, ragazzi. Mamma mia, ma siamo su Paperissimo. Guarda, è incredibile. No, okay, adesso spalma. Ho caccato sulla mano. Giochino di mani. Guarda. Giocolieri. Aspetta, che me la spalmo sul braccio. Che merda. Nella parte qua del sindaco dice: chiede 3 parte di carica batteria. Andiamo dai cinesi, lo compriamo. Come si chiama? Come si dice? Come si scrive? Roberto. Roberto richiede 3 parti di carica batteria. Comunque, raga, non per dire, ma siamo senza cibo praticamente. Vabbè. Wings. La tua mano nella. E mettiamo pure questo. Tutti a nanna. Ecco. Ma come? Ma che cosa dici? Stai calpestando la mia erba. Spostati. No, ma il colpo di macete non c'era bisogno. Io vado a raccogliere il mio regalo. Spacchettiamo il regalo in mezzo all'oceano. Cosa ci sarà mai? Il nuovo merch di Favij. Anzi, Favo J. Abbiamo finito Napoli? No, raga, dobbiamo andare a casa del sindaco. Poldo, non c'è cibo. Porca miseria, Poldo. C'è il cibo, cornuto, guarda nella cassa. Non c'è niente. Ma cosa stai dicendo? È pieno. Fatto! Carica batterie, raga. Ah, raga, ce l'abbiamo. Tangaroa, 1288. Dobbiamo andare a Tangaroa. Postazione dei comandi. No, fermo. Guarda, c'è una cavra. L'animale più bello che c'è. Dopo. Dopo? Boh.
gli uccelli. Oh! Oh! Oddio! Il mio uccello! Ha l'uccello in mano! Ho l'uccello in mano! Motore acceso? Raga, bisogna girare i motori! Sto facendo capo. Vado, retromarcia. Bip, 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 bip. Retromarcia. Bip, 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 bip. Ma hai messo la destinazione nuova, capo? Sì. 1800 metri, capo. Oddio! Capo! Capo! Vedo Napoli 2033! Cosa? A me l'avevo detto la città di Atlantide nella cupola, comunque. Sì. Abbiamo grande mega dungeon ora. Non so se lo sapevate, ma gli squali hanno un polso nettamente più piccolo del mio. Ah, sì? Sì. Non pensavo si potesse andare sotto lo zero. Scusi. Che lavoro fa per potersi mantenere questa zattera? Parli al microfono. Allora, io lavoro allo Zen di Palermo. E là faccio la vita da cittadino normale. Quante scarpe abbiamo? Faccio il barbiere. Ci sta solo delle scarpe. Ma basta. Chiudi, tieni chiuso. Chiudi. E così ci ritrovammo nelle backrooms. Loading gay. Cosa? Hey, scusate. Loading gay. Come, scusa? Buonasera, e volevamo farle un'intervista per il minchia sticato. I bagni studenti allo Zen che non si fanno. Ragazzi, come sono morto precisamente? Che mi ha macetato, mannaggia al cazzo. Dove mi non riesco mettendo? A metterti a letto. Caffetteria. C'è uno Starbucks. Verso caffetteria dovete andare. Buonasera, capo. Buonasera, eccoci qua. Allora, dobbiamo andare adesso verso i generatori, mi sa sto punto. Penso di sì. Allora, vai, Pollo, ce la facciamo? No, mire lo scotch. Ok, spostati da là che sennò non mi fa usare la roba. Grazie, stiamo veramente facendo gli anziani che guardano i cantieri comunque. E continuate a farmi: eh no, questo si fa così, questo si fa così. Siete dei fottuti vecchi coi cantieri. Verso il basso, vai, lascia dentro, basta. Togliti da là. Lascialo, è fatto. Okay. È fatto. Minchia, raga, veramente. Tubo dell'acqua. Era molto più facile se non mi mettevi questa pressione psicologica. Pollo, cosa hai fatto? Scappa, compa. Ragazzi, dai. Stiamo per soffocare. Dove prima stava il generatore c'era una scala. Ecco, trovato. Eccoci. Ma chi è questo? Ragazzi, guardate, è un indizio. È passato un napoletano. A che piano andiamo, Rick, secondo te? Ok, ciao. No, ragazzi, ma proprio aiuto, aiuto. C'è Poldo, prendiamolo. Per la lavatrice. Solo i migliori ce la faranno. Oh, Cristo. Bisogna prendere la prossima. No, raga. L'ho presa. Preso anch'io, solo Emerald del Tonto non ce l'ha fatta. Carmine. Vabbè, vado giù. Emerald del Tonto. Bisogna andare al centro adesso, raga. Però al centro sì, anche. Ci vai, Citrullo. Citrullo, che insulto incredibile. Sono vivo. Realmente sono cascato tipo dal 14° piano. Sei cascato dal 14° piano e stai bene. No, mi sono fermato su un cornicione spesso 2 mm. Chi è che ha versato l'acqua? Io ho comprato lo zaino. No, vabbè, mi ha dato altri 10 slot extra. Minchia. Usa elevator in fla... Implantation. No, raga, è qui. Qui, guardate cosa c'è scritto. Usa l'elevator a plantation area. Dove andiamo sotto? C'è la statua e poi la parte dove si scende. Eh sì, se entrava da sotto, è vero. Poldo, ma dove cazzo? Dopo l'affettiamo. Preparate gli archi che scende. Va bene, al piano 8 dobbiamo andare. Aspetta, Poldo, ci penso io. Beitalo, beitalo. Spostati. Ci sono dei barili. Ah, ok. Fatto! Ma è ammazzato? Sì. Madonna, Robin Hood. C'è un codice. No, raga, io ho trovato una roba. C'è scritto Tranquil Street, Exterior Lane, Bazaar. Sono i numeri dei palazzi. Il codice è 4. Prima è Tranquil. 8, poi 1, 3. Lane fatto! Oddio! Terremoto! È scoppiato qui sopra. È scoppiato qualcosa sopra. E ha lanciato le robe giù. Ah, ecco, è lì, è lì. C'è il coperchio in acqua. Cioè, è un coperchio, è una navicella aliena, zio Pera. Sì. Guarda, fotopiedi. Basta, cos'è sto casino? Capitan James Cattino, è proprio lui. Oddio, Steve Jobs! Ma, guarda, ci assomiglia lo squalo. Elaine. Ciao, Elaine. Tienimi fuori questa fase.
Se mi aiuti ad andarmene da qui, posso offrirti una consulenza imprenditoriale. Crypto scam, raga. Crypto scam. Mi chiamo James Torre e questo è il mio ultimo messaggio. Tangora è stata fondata sulla base di Piastrato, utilizzando motori a malapena collaudati, tenuti insieme dal sudore e dalle lacrime del nostro equipaggio. Ma l'idea che fosse sostenibile era solo un'illusione. Avrei dovuto accettarlo mesi fa. Quando sono arrivati gli zingari, avrei potuto lasciare... Però no. Come, scusa? I zingari. Avrei potuto lasciare che... Ah, Varuna! Ci ha dato il coso. 776. 777 su ogni cosa. Ora sarà blind per tutti. Adesso, ragazzi, non sapremo come continuerà questa bellissima avventura su Raft. Stasera, alle 20.30, in live. Lo scopriremo. Sempre sul sito Viola, link in descrizione. E, ragazzi, se ancora vi siete iscritti... Suka.